09 TV. 09 TV, oggi a Terra Priolo e incontro una bellezza del territorio, Beatrice Margagliotti, che è appena rientrata da una manifestazione importante a livello nazionale, che l'ha vista protagonista indiscussa e per il semplice fatto che ha conquistato un titolo, si è aggiudicato una coroncina e una fascia da Miss. Ma andiamo con calma, parliamo chi è Beatrice Margagliotti. Allora, Beatrice Margagliotti è senza dubbio una ragazza di paese, appunto di Priolo, che fino all'anno scorso giocava a pallacanestro e che quindi non avrebbe mai potuto immaginare. Classe di... 98, che sì, tanto per dirne una, oggi giusto appunto compie il compleanno. Benissimo, sì. Ne approfittiamo per girarti gli auguri da parte grazie nostra e da parte di tutti quelli che ci seguono. Grazie. Allora. E quindi niente, dato che il mio mondo era un mondo sportivo, non avrei mai immaginato di fare qualcosa del genere. Cimentarti in questa, esatto, in questa, come dire, attività inusuale per esatto, te. Esatto, molto inusuale. Questa cosa quando comincia? Comincia il 17 luglio di quest'anno, quando ci fu un casting a Siracusa all'Antico Mercato per appunto per partecipare a questo concorso. Fu una cosa nata per caso perché fu la mia oculista che mi mandò lì perché sponsorizzava l'evento, appunto il premio Atena, che si vedeva dice, la oculista, sì sì sì, ci vede lungo, no? Vede esatto lontano. Sì, si può dire così. Sponsorizzava appunto il premio Atena, che valorizza le siracusane che si sono distinte in quest'anno, e diciamo che ha avuto intanto ci ha visto bene. Sì. Quindi hai partecipato a questo casting e te lo sei aggiudicato, comunque esatto, ti sei qualificato. Sì. Noi peraltro come 09 abbiamo avuto modo sì, di fare un articolo su questo. Passare un articolo che sì, è stato cliccatissimo chissà mai perché. E niente, è andata. Per sì, cui è andata la per qualificazione, cui, diciamo, le selezioni. Sì, sono passate 6 ragazze per la fase regionale e io come finalista diretta nazionale. Quindi staccando questo pass, appunto ho trascorso questi 5 giorni a Guardavalle, in un villaggio che si chiama Faro Punta Stilo, dove appunto abbiamo trascorso queste 5 serate, tra l'altro meravigliose, con personaggi d'alto spessore. E c'è stata questa magnifica sorpresa, inaspettatissima, di prendere in palio questa fascia cosa nazionale. C'era? C'erano queste 5 fasce, mi parlavi? Sì, sono la fascia TV, la fascia moda, spettacolo, cinema e fotogenia. Abbiamo dimenticato di dire che il concorso era ragazza, moda e spettacolo. Sì, un concorso nazionale che vede appunto come fonte Tonino Galli, che ringrazio tra l'altro per questo... Cosiddetto patron, si sì, dice così. Sì, il patron del concorso, che ci ha regalato non solo a me ma anche alle altre ragazze di passare questi giorni fantastici e questa esperienza che comunque ci ha segnato tutte. Diciamo che, vabbè, sei piccolina, ma già sì, mi ti parlavi a telecamere spente di piccole opportunità e sì, grandi soddisfazioni che già nell'arco di poche ore sì, ti si sono paventate. Sì, sì, sì. Praticamente il giorno dopo che sono stata premiata abbiamo già fatto uno shooting in un agriturismo che ci vederà appunto protagoniste della pubblicità della Beauty Farm che fa parte dell'agriturismo, quindi già questa per me è una grande soddisfazione. È un buon inizio, è un buon sì, inizio. Sì, sicuramente diciamo, un buon inizio. E allora, cosa vuol dire avere questa fascia addosso e questa coroncina sulla testa? Vuol dire sicuramente tanta gioia, tanta responsabilità, soprattutto perché le uscenti Miss sono davvero ragazze stupende e quindi tanto onore sinceramente da portare alla nostra Siracusa, che per molti aspetti magari ha un lato un po' oscuro. Allora, addirittura un oscuro. Onore, eh sì, diciamo un po' sottovalutata, quindi è un modo per portare un po' di luce, un po' di luce comunque di... quando si parla di bellezza sì, sicuramente, come dire, il bicchiere mezzo pieno, esatto, diciamolo tutto. Soprattutto perché ricordiamo che le uscenti Miss dell'anno scorso, ragazza moda e ragazza spettacolo, sono 2 siracusane, sì, Sara Barone e Silvia Falco. Oh, e invece tu adesso che sei ragazza TV ragazza TV, sì, devi fare la TV. Sì. Non lo so, parliamone. sì, no, sicuramente sarò disponibile per tutte le offerte che mi verranno date, o quantomeno cercherò di fare il possibile e di selezionare ovviamente le migliori, quelle più proficue, sì, quelle che sicuramente possono darti, sì, senza dimenticare che comunque ancora hai 16 anni. Questo sicuramente. Poi sono anche dell'opinione che, a parte l'età, che è una cosa importante, che secondo me anche un po' inciderà,
il fatto dell'umiltà, ci tengo tanto al fatto di rimanere con i piedi per terra, infatti non cambierò vita, non cambierò niente, continuerò a tifare la mia Trogilos, che è la squadra... Per quanto quest'anno sia andata un po' male, però ci tengo a fare la vita di sempre perché non è cambiato nulla fondamentalmente per me. La prossima tappa quale sarà? La prossima tappa sarà un progetto che faccio come volontariato per una scuola a rischio, la Martoglio di Siracusa. Farò appunto un progetto di recitazione, avendo vinto la fascia TV, aiuterò diciamo questi bambini a realizzare un qualcosa insieme alla Q3, che è un'associazione appunto di teatro siracusana, che vede partecipi dei ragazzi, quindi fondamentalmente tanta buona volontà e tanta voglia di far uscire qualcosa da questi ragazzi che non vivono una realtà fantastica. Dietro la telecamera c'è la tua mamma con la fascia e la coroncina e in trepidazione perché quando gliela facciamo mettere ce la dia un attimo così vediamo la Beatrice con la sua bella fascia, eccola qui e ta-dan, la coroncina, eccola qua. Ecco, e adesso che è Miss con tanto di fascia e coroncina, noi ti auguriamo tante belle cose. Grazie per mille. La tua lunghissima carriera, speriamo sia ricca di cose belle, di cose fortunate. Sicuramente, grazie mille, un bacio a tutti quelli che ci hanno seguiti e alla prossima.